Buonasera e ben ritrovati al Prima TG. È il giorno della verità per il Movimento 5 Stelle con il voto degli iscritti sulla piattaforma online di Rousseau per scegliere tra l'adesione o meno al governo di Mario Draghi. Il quesito su cui si sono espressi eletti e militanti era se d'accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico politico che preveda un superministero della transizione ecologica e che difende i principali risultati raggiunti dal Movimento con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi. Con 40.000 votanti in sole 3 ore, la consultazione della base Movimento 5 Stelle sul governo ha superato la votazione di ieri sulla direzione collegiale, che supera anche la governance affidata al capo politico. Intanto, il premier incaricato Mario Draghi ha lavoro nella capitale su quella che sarà la sua squadra e i punti del programma di governo. Le prossime tappe prevedono che il presidente del Consiglio incaricato si rechi al Quirinale per sciogliere la riserva, presentare la lista dei ministri, in modo da procedere con il giuramento e poi con il voto di fiducia in Parlamento. Arrivato nel pomeriggio il consueto bollettino del Ministero della Salute sui dati Covid registrati oggi. I nuovi positivi in Italia sono 15.146 su 292.533 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Si registrano anche 391 decessi con un tasso di positività al 5,17%. Ancora preoccupante la situazione contagi in Campania, con i positivi in aumento, così come recita il bollettino di oggi dell'unità di crisi regionale. I positivi del giorno sono 1.694, di cui 151 casi identificati da test antigenici rapidi, asintomatici 1.451 e sintomatici 92. I tamponi del giorno sono 21.458, per un totale positivi di 237.925 ed un totale tamponi che supera i 2.500.000. I deceduti sono 12 nelle ultime 48 ore per un totale di 3.966. Parliamo anche dei guariti del giorno che sono 1.140 per un totale di 167.666. Come di consueto anche il report, posti letto su base regionale. Quelli di terapia intensiva disponibili sono come sempre 656, occupati 115. I posti letto di degenza disponibili 3.160, occupati 1.425. Sulla base di questi dati preoccupa il fine settimana, nel quale con il carnevale e la festa di San Valentino ci si aspetta una vera e propria esplosione di contagi. In un paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento dagli assembramenti da parte del Ministero della Salute. Se in questi giorni avremo le strade e le piazze nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremmo aspettarci nelle settimane successive una vera e propria esplosione di contagi, non solo in Campania ma in tutto il Paese. Riteniamo urgenti e indispensabili misure nazionali di prevenzione e contenimento, dichiarano dalla Regione Campania. Quasi tutta Italia attualmente è in zona gialla. Dopo la Sardegna che ha cambiato colore lunedì scorso, da oggi anche la Puglia torna nella fascia con meno restrizioni, dopo il ricalcolo dei posti letto di terapia intensiva. La situazione però potrebbe cambiare e molto in fretta. Atteso infatti per domani, come tutti i venerdì, il report con il monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica nel nostro Paese, realizzato dall'Istituto Superiore della Sanità e il Ministero della Salute, sulla base del quale poi si deciderà quali regioni e province autonome cambieranno ulteriormente colore a partire dal prossimo lunedì 15 febbraio. Sulla base dei dati che sono andati consolidandosi nel corso dell'ultima settimana, in attesa quindi del monitoraggio, gli occhi sono puntati in primis sull'Umbria, dove già una sessantina di comuni sono finiti in zona rossa da lunedì scorso dopo lo scoppio di una serie di focolai legati alle varianti inglesi e brasiliana. Il resto della regione è rimasto arancione, ma non è escluso che la zona rossa possa essere estesa a tutto il territorio per frenare quindi la trasmissione del contagio e far calare la pressione soprattutto sugli ospedali. A rischiare però sono anche Abruzzo e Molise, dove negli ultimi giorni i casi di positività sono moltiplicati sempre per effetto delle varianti. Anche queste potrebbero passare dalla gialla all'arancione. Punto interrogativo sulla Toscana, che potrebbe diventare arancione.
Stesso discorso anche per la Campania, che secondo gli ultimi dati della Fondazione Gimbe è in piena zona critica. Intanto si è tenuta martedì la riunione in regione per fare il punto sui vaccini, altro punto spinoso al momento. Da sabato verranno convocati gli over 80 di Napoli, Capri e Anacapri nell'ordine in cui si sono prenotati sulla piattaforma regionale, a cui verranno somministrate le circa 1600 dosi del vaccino Moderna a disposizione delle ASL e saranno circa 1000 a Napoli e 600 sulle isole. Si proseguirà poi con Moderna e Pfizer, mentre si aspetta molto anche la somministrazione delle dosi di AstraZeneca, che possono essere inoculate alle persone dai 18 ai 55 anni. Verrà quindi chiusa nei prossimi tre giorni la somministrazione dei vaccini al personale sanitario, concludendo i richiami per circa 6.000 appartenenti al settore, anche grazie a un prestito di vassoi di vaccini da parte di altre province che hanno già chiuso i propri sanitari, che erano in numero inferiore. Entro domani quindi l'ASL di Napoli 1 chiuderà la pratica per circa 25.000 sanitari. Al momento la somministrazione alla popolazione partenopea si svolgerà ancora alla mostra d'oltremare, in attesa dell'apertura degli altri hub come la fagioneria a Capodimonte e la stazione marittima. Problematiche anche per quanto riguarda le scuole, ancora in Campania, così come scrive l'unità di crisi in una nota. Alla luce della tendenza dei contagi che attualmente si va delineando all'esito della riapertura delle attività in presenza, nonché dell'incremento di richiesta di posti letto in regime ordinario e soprattutto in terapia intensiva dell'attuale campagna vaccinale per Covid-19, si ritiene indispensabile l'adozione di nuove strategie di gestione e valutazione dei dati mediante un alert o l'analisi previsionale sulla base delle quali orientare le decisioni a livello locale e con specifico riferimento alle fasce d'età maggiormente a rischio, per scongiurare l'immissione negli ambienti familiari di studenti e docenti di nuove possibilità di moltiplicazione del virus. Sulla base della situazione epidemiologica rilevata sulla platea scolastica, si ritiene che le suddette nuove strategie gestionali e previsionali con i provvedimenti per fascia d'età debbano essere adottate in quanto idonee in modo specifico a determinare un contenimento dell'infezione su più livelli, territoriale e in setting specifici. Si condivide pertanto che occorra raccomandare vivamente la concreta applicazione dei criteri indicati nei singoli contesti del territorio regionale. Appare evidente quindi che laddove tali misure in un arco temporale settimanale non dovessero sortire effetti, occorrerà valutare l'adozione di misure di contenimento dure e generalizzate. Parliamo anche di cronaca. Consegnato al deposito di Piscinola il terzo treno della linea 1 della metropolitana di Napoli, che si avvia alla fase di collaudo prima della messa in esercizio. Ascoltiamo i protagonisti. Avviene questa mattina la consegna del terzo treno per la linea 1 della metropolitana di Napoli, è il terzo dei 19 treni che sono stati acquistati e contrattualizzati, il terzo di 7 già realizzati che arriveranno quindi nei prossimi mesi. Quindi si sta lavorando alla consegna di questo treno, che si aggiunge ai 2 già consegnati e sui quali si stanno effettuando le prove della messa in esercizio. È un impegno che abbiamo preso con questa città, a cui l'amministrazione dei Magistris ha lavorato moltissimo, non soltanto il programma di completamento delle stazioni quanto anche dei treni. È il terzo treno che arriva qui in Italia. Abbiamo dovuto in questo senso anche lavorare rispetto a tutte le misure, cioè in ottemperanza di tutte le misure anche Covid. 3 treni sono qui, altri 3 treni stanno facendo, diciamo, le loro prove in Spagna e le prove stanno andando benissimo. Si tratta di un treno di 108 metri di lunghezza con 152 posti a sedere. I treni sono arrivati ieri via nave da Valencia, vengono prodotti a Bilbao. Dopodiché vengono imbarcati su una nave a Valencia e con la nave da Valencia vengono consegnati poi nel porto di Salerno. Dal porto di Salerno vengono trasportati qui a Piscinola con le bisarche che vedete e che sulle quali vengono allocati i semitreni. Nel mentre vengono consegnati i nuovi treni, proseguono le prove per la messa in esercizio commerciale. Siamo ormai al 90%, per il mese di aprile li vedremo circolare anche per il servizio ai passeggeri.
Nuovo aggiornamento della curva pandemica anche sul territorio di Caserta con i dati diramati come di consueto dall'AS locale. Nel bollettino si certificano 230 positivi, 132 guariti e un deceduto per un saldo complessivo in aumento di 97 contagiati in terra di lavoro. I test processati sono 2.408 con un tasso di incidenza del 9,5%. Continua purtroppo la salita dei casi a Caserta, che tocca quasi 245 positivi praticamente in pochi giorni, seguita da Maddaloni con 220 e Marcianise con 166 attualmente positivi. Proprio per contenere il rischio epidemiologico in un periodo particolarmente delicato come quello di Carnevale, il sindaco di Mondragone, Virgilio Pacifico, ha pubblicato l'ordinanza numero 3 contenendo delle disposizioni molto rigide. Ha vietato infatti l'uscita senza la presenza di un familiare ai minori di 18 anni in tutto l'arco della giornata dal 16 al 18 febbraio, il divieto di vendita di bombolette spray e da sporto anche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle 16 alle 5 dell'11 fino al 16 febbraio. Ancora divieto di stazionamento davanti alle attività commerciali e di somministrazione di bevande e alimenti sempre dall'11 al 16 febbraio. Nella stessa data divieto di occupazione del suolo pubblico per la somministrazione di bevande e alimenti esclusivamente nella zona mare o in quella ricompresa nell'attuale ZTL. Parliamo come di consueto anche di sport. Pesante sconfitta ieri per il Napoli a Bergamo in Coppa Italia contro l'Atalanta per 3-1 nella semifinale di ritorno. Azzurri eliminati e Dea in finale. Pessimo primo tempo per gli uomini di Gattuso che vanno subito sotto 2-0 grazie alle reti di Zapata e Pessina dopo 16 minuti. La reazione arriva nella prima metà del secondo tempo con Lozano che accorcia le distanze e riapre le speranze ma solo per pochi minuti. L'Atalanta infatti non ci sta e chiude la gara ancora con Pessina. In un grande stato di forma. I partenopei hanno subito tantissimo il pressing dei neroazzurri e non sono riusciti a creare grandi pericoli alla retroguardia di Gasperini. A fine partita Gattuso ha commentato: dispiace perché siamo alle solite, due errori nostri gli hanno spianato la strada. Mi è piaciuta la qualità del gioco, altre squadre ne prenderebbero 5 in queste situazioni. Gli infortuni? Conoscete la situazione, Manolas starà fuori un mese, Koulibaly al Covid. Osimhen ha giocato 70 minuti ma non è ancora al top. Ultima spiaggia sabato contro la Juve? Chiedete alla società, non a me. Intanto ancora brutte notizie dall'infermeria. Dopo Esai, out anche Demme, così come comunica il club partenopeo tramite una nota ufficiale. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata e vi auguro buona serata. Alla prossima!